accompagnata dal consigliere Simonetta Saporito, dal dottor Edoardo Maggini, dal dottor Alessandro Foggia e dall'ingegner Massimo Bollati. Ricordiamo che l'audizione si svolge anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei suddetti soggetti audendi e dei senatori. Allora, io ringrazio la direttrice Dal Verme, a lei la parola e poi articoliamo con delle domande per la compiutezza conoscitiva che ci interessa. Prego, direttrice. Il microfono va attivato da parte sua. Non è attivo il suo microfono. Attiva audio. Adesso sì, adesso funziona. Perfetto, perfetto. Grazie Presidente. Spero che va tutto bene questa volta il collegamento. Mi dispiace, stamattina mi sono svegliata con un raffreddore pazzesco. Penso di aver preso il Covid, ma non ho avuto ancora il coraggio di farmi il tampone. Però la sua Perché? energia è tutta intatta, io la riesco a decifrare anche in lontananza. Buon Sì, lavoro. lo so che l'energia è intatta, ma mi sento veramente a pezzi, le assicuro. Comunque, va benissimo anche così. Mi dispiace se non sono venuta, non sono stata presente, non sono presente e vi ringrazio moltissimo per l'ennesima occasione che mi avete dato per raccontarvi gli sviluppi dell'agenzia. Io vi ho mandato una relazione che tenderei un pochettino a contrarre. A renderla un po' più corta. Voi volete farmi qualche domanda? Dovrebbero essere collegati anche i miei direttori. Sì, faremo le domande dopo. Faremo le domande dopo. Adesso lei articoli la sua relazione e poi saremo interattivi. Grazie, direttrice. Benissimo. Allora io parto con la parola demanio, che dal latino vuol dire dominio. E questa parola, quando mi è stato dato l'incarico, mi ha subito suscitato un po' di un senso di dire non vorrei che questa parola avesse una dimensione dispotica dei beni gestiti dallo Stato, no? Il dominio. Esistono diversi modi di leggere la missione collegata alla gestione del patrimonio dei beni dello Stato e alla cura di questo patrimonio. Noi amministriamo un portafoglio di circa 43.000 beni per un valore di 62 miliardi di euro. Questo modo nuovo è un modo che vuole accompagnare il bene pubblico nella cura del cittadino e dei territori su cui insiste. È un modo quindi che vuol produrre promozione e sinergia. Promozione per valorizzare al massimo il patrimonio immobiliare pubblico, sinergia in collaborazione con gli enti e le istituzioni del territorio. Si tratta di creare interventi, di mettere a terra interventi di riqualificazione di immobili sottoutilizzati o abbandonati, anche in un'ottica di rigenerazione urbana. Il cambiamento avviene dunque nel solco della creazione di valore e di un impatto positivo sull'economia. Ci avviciniamo così ai grandi temi del PNRR. L'agenzia pensa di poter dare un contributo consistente e un forte impulso a tre assi del PNRR. Parliamo della missione digitalizzazione e innovazione, con il rinnovo di immobili per usi governativi, creando un nuovo modello di ufficio pubblico per una PA digitale, la trasformazione della PA, alla missione verde e transizione ecologica, apportando efficientamento energetico, sicurezza dal rischio sismico e resilienza dai cambiamenti climatici sugli immobili pubblici gestiti.
alla missione ricerca, inclusione, coesione e salute, riqualificando immobili a scopi sociali, intervenendo sulla rigenerazione dei tessuti, ma anche, parlo di scopi sociali quali l'edilizia residenziale pubblica oppure le residenze universitarie o altro. Dunque i nostri tre pilastri di trasformazione, del processo di trasformazione, saranno sostenibilità, innovazione e transizione digitale. Dal punto di vista dell'organizzazione, diciamo nell'ultima metà dell'anno 2021 abbiamo modificato il DPCM del 2019 che regolava la struttura per la progettazione, che disciplinava la struttura per la progettazione, diciamo, istituita con la legge 145 del 2018. Si tratta di una struttura per la progettazione ben nota, che deve essere una centrale di servizi tecnici per il territorio. Il nostro nuovo regolamento è stato modificato entro gli ultimi sei mesi del 2021 proprio per inserire obiettivi strategici di sostenibilità, innovazione e digitalizzazione in tutte le direzioni centrali dell'Agenzia del Demanio e anche territoriali, e nell'ottica di creare un piano strategico per i prossimi cinque anni degli interventi che andremo a realizzare sul territorio. La nuova organizzazione prevede due direzioni centrali nuove, dunque la direzione per la trasformazione digitale e la struttura per la progettazione. Con la direzione per la trasformazione digitale renderemo più efficienti i processi core dell'agenzia, ma anche l'individuazione di soluzioni e servizi digitali resi in modalità smart, integrata e innovativa. Creeremo una piattaforma integrata per l'interoperabilità dei dati interni, dei dati dei processi interni dell'agenzia, ma anche con i diversi stakeholders. La struttura per la progettazione, di cui ho già fatto cenno, è finalizzata per legge al sostegno tecnico delle PA centrali e territoriali per la qualità della progettazione. La struttura per la progettazione stipulerà e sta già stipulando accordi, convenzioni e protocolli con i territori o con le amministrazioni centrali per garantire qualità e tempi di esecuzione. Direi che passo a raccontarvi un pochettino come opera la struttura per la progettazione, che viene stata articolata in poli territoriali: un polo al nord con sede in Milano, un polo al centro con sede a Roma e un polo al sud con sede a Napoli. Ci sono anche poli tematici destinati a specifiche tipologie di interventi, quali il polo cittadelle giudiziarie, di cui vi parlerò appresso, o anche il polo sismico. Stiamo realizzando 41 interventi col commissario Legnini nei territori colpiti dal sisma. Questa profonda trasformazione dell'agenzia richiede un laboratorio permanente in rete. Pertanto ci siamo collegati con collaborazioni istituzionali, accordi e convenzioni a università e politecnici, che ci aiuteranno su numerosi fronti, dai modelli innovativi e sperimentali nei materiali e nelle tecniche di costruzione, alla valutazione degli aspetti paesaggistico-ambientali, alla predisposizione di linee guida per la progettazione, che metteremo a disposizione anche di altre stazioni appaltanti se lo richiederanno.
Le università ci aiuteranno nella formazione, nell'aggiornamento dei tecnici e nella valutazione di progettazioni particolarmente complesse. A questo proposito abbiamo già creato un comitato per la qualità della progettazione, cui fanno parte proprio professori universitari e i nostri migliori tecnici. Il comitato per la qualità della progettazione non sarà un passaggio burocratico dei progetti, ma sarà un supporto all'agenzia e alle stazioni appaltanti dell'agenzia per valutare la qualità dei documenti di indirizzo alla progettazione messi a gara, per valutare gli indicatori di impatto dei progetti. E nella seconda fase, una volta affidato il progetto, perseguire per un'attività di project monitoring a fine di garantire la qualità del progetto. Siamo stati molto accompagnati dal legislatore in questa evoluzione, in questo processo di trasformazione, perché in questi 6 mesi sono state approvate numerose norme che hanno permesso all'agenzia di avere la possibilità di applicare sui propri interventi, su numerosi interventi, come per esempio quelli di edilizia giudiziaria, ma anche quelli riguardanti l'efficientamento energetico e il rischio sismico e la rifunzionalizzazione di immobili per contratti di fitti passivi in scadenza negli anni 22 e 23. Queste norme ci hanno permesso di utilizzare le stesse procedure semplificate e acceleratorie delle opere del PNRR. Quindi abbiamo avuto, diciamo, una facilitazione in questo senso. Le iniziative dell'agenzia sono quelle di produrre risparmi tradizionali per le locazioni passive, ma anche di rispondere a una nuova organizzazione del lavoro pubblico e di gestione dell'immobile. Nella gestione dell'immobile avremo anche importanti interventi sul fascicolo digitale dell'immobile per una manutenzione predittiva che non interviene in emergenza e a danno, quindi risparmiando notevoli risorse su tutta la parte gestionale dell'immobile. Stipuleremo, come ho detto, con l'agenzia e la struttura di progettazione, protocolli, accordi e convenzioni. Oggi, un esempio che ho portato nella mia relazione con Giustizia. Dunque, un esempio è il protocollo che abbiamo stipulato con Giustizia, con tutte le convenzioni per la realizzazione di numerose cittadelle e parchi della giustizia. Si tratta di 15 interventi per un importo superiore a 1 miliardo di euro. È già partito il bando per il concorso di progettazione del Parco della Giustizia di Bari. È un intervento molto importante, è un intervento importante perché è al sud e sarà un'opera manifesto della nuova logistica della PA, ma anche un'opera fortemente sostenibile in una città che attende polmoni di aree e di aree verdi e di boschi, perché faremo in modo che gli ettari che ci sono stati dati, 13 ettari dalla difesa per la cittadella della giustizia, sia proprio un parco della giustizia che porti la godibilità all'intera città di questo parco, la fruibilità e la godibilità dell'intero parco. Il primo lotto potrà essere consegnato nel 2025, ma faremo in modo di consegnare prima il parco alla città. Stiamo lavorando molto nel settore del manutentore unico. È una norma vecchia, l'agenzia aveva del 2011, l'agenzia aveva
il compito di sovrintendente, ha tuttora il compito di sovrintendere al processo decisionale di spesa con il supporto tecnico del MIMS, del Ministero delle Infrastrutture e dei Provveditorati. Abbiamo verificato che con un monitoraggio attento degli ultimi anni che ci sono delle criticità e che il processo può essere efficientato, reso più snello. È necessario dare più qualità nelle manutenzioni e più rapidità alle richieste. Quindi stiamo puntando a delle modifiche che riguardano in particolare gli aspetti di programmazione, perché è molto importante che le amministrazioni si abituino a programmare gli interventi di manutenzione in modo che la pianificazione consenta un'individuazione più puntuale di interventi e priorità. Miglioreremo le procedure di gara a garanzia della qualità attraverso la predisposizione di progetti tipo per ciascuna categoria di intervento e l'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Su questo punto stiamo lavorando in collaborazione con l'ANAC. Anticiperemo lo sviluppo della fase progettuale attraverso accordi quadro di servizi di ingegneria e architettura e anche su questo punto stiamo lavorando con ANAC. Favoriremo forme di razionalizzazione e coordinamento con i diversi interventi previsti in altri piani, come quello dell'efficientamento energetico, piani di investimento parlo, o quello del rischio sismico. Rivedremo dunque in tale ottica le norme sia del decreto MIMS, del decreto del Ministero delle Infrastrutture che disciplina la fase attuativa della norma del manutentore unico, sia creando un'unica convenzione con i provveditorati e speriamo di poter mettere a terra queste modifiche al più presto possibile, anche per la nuova gara che deve essere fatta nel 2021 di accordo quadro sul manutentore unico. Infine, ricordo, diciamo, ho parlato di convenzioni con enti centrali, ho fatto l'esempio dei 15 interventi per giustizia. Per quanto riguarda i territori, stiamo lavorando con Roma Capitale, che ha molto bisogno, e col Comune di Napoli. Con Roma Capitale abbiamo già stipulato un accordo per il completamento e la valorizzazione del compendio sportivo polifunzionale di Tor Vergata. È un tema annoso, è la più grande opera incompiuta, che è nell'elenco delle opere incompiute del Ministero delle Infrastrutture, ci auguriamo che presto diventi simbolo invece di rinnovamento della città di Roma, di una Roma città metropolitana, perché l'area di Tor Vergata è proprio al confine col quadrante sud-est e quindi può essere un'apertura di Roma come città metropolitana. Sia un modello di ricucitura dei quartieri più poveri che sono accanto, che sono Tor Bella Monica e Torre Angela, e di recupero di un'opera in un'ottica di sostenibilità. Ci auguriamo che quest'opera possa essere nella prima fase completata per il Giubileo 2025 e successivamente, ove la candidatura di Roma fosse accettata, per Expo 2030. La vocazione di questo sito rimarrà la vocazione attuale di sport, ma potrà anche essere quella di salute e ricerca, tenuto conto delle istituzioni di ricerca e del Policlinico di Tor Vergata, delle istituzioni di salute che sono vicine, adiacenti al sito. Mi pare di aver di fatto un compendio piuttosto, diciamo, ricco di quello che abbiamo messo in campo e sono a disposizione. Direttrice, grazie. Molti di noi conoscono la sua lunga esperienza, per cui saremo esigenti con le domande. Davvero grazie. Adesso apriamo il confronto. Si è prenotato De Bertoldi, poi la collega di Forza Italia Modena. Immagino che ci siano domande anche dai colleghi di 5 Stelle, e poi mi riservo anch'io di fare domanda. Prego, De Bertoldi.
Grazie Presidente e naturalmente anche da parte mia un ringraziamento alla dottoressa Dal Verme per la consueta puntualità, precisione e correttezza nell'esposizione di quanto richiesto. Io apprezzo evidentemente le comunicazioni che ci ha voluto trasmettere, che ovviamente incidono su quella che è la gestione ordinaria del patrimonio e ritengo che sia condivisibile quanto dichiarato. Io però, proprio facendo leva sulle parole del Presidente D'Alfonso e sulla stima che rivestiamo nei confronti della dottoressa Del Verme, vorrei chiedere a nome del mio partito, di Fratelli d'Italia, alla dottoressa Del Verme qualche cosa in più. Cioè io, riallacciandomi anche a trascorsi storici, al pensiero di Tremonti sulla gestione del patrimonio, eccetera, vorrei avere un suo parere su un tema che anche da commercialista mi affascina e che vedo fortunatamente anche in altre realtà italiane, penso anche alla mia zona d'origine, al mio Trentino, sta prendendo piede, e cioè la gestione societaria, la cartolarizzazione di parte almeno del patrimonio immobiliare e quindi del patrimonio dello Stato. Perché questo potrebbe sicuramente generare, e quanto sarebbe auspicabile in un periodo come questo, potrebbe generare degli effetti finanziari positivi. Ovviamente l'effetto leva di una gestione societaria di un immobile è agli occhi di chiunque ovviamente capisca di azienda, di impresa, di economia. Quindi potrebbe generare effetti finanziari positivi e fino anche ovviamente effetti reddituali positivi per lo Stato. Allora ecco, in questo contesto, la dottoressa Del Verme credo che comprenda benissimo la mia domanda, avrei bisogno di un suo parere. Capisco che è compito della politica e non di chi deve gestire il patrimonio e intervenire in questa direzione, ma da politico vorrei chiedere a un tecnico vero, da politico tecnico quale mi ritengo, vorrei chiedere al tecnico dottoressa Dal Verme cosa ne pensa di una prospettiva che, riprendendo quello che si era anche ipotizzato, appunto ricordo all'epoca Tremonti, ormai oltre un decennio fa, si potesse sviluppare appunto in una direzione di società e cartolarizzazione. Ecco, partendo anche dal fatto che ad esempio nel nostro Trentino qualcosa di simile sta avvenendo e potrebbe essere utile ed interessante espandere questo concetto di valorizzazione imprenditoriale, tra virgolette, del patrimonio immobiliare da parte dello Stato. Quindi ecco una domanda puntuale che fa leva sull'esperienza e la competenza della nostra direttrice. Grazie. Grazie. Adesso la parola alla collega Modena e poi a chi si prenota. Grazie Presidente, io ho partecipo a questa commissione che non è quella mia di appartenenza, perché volevo portare la testimonianza di un reale supporto che l'Agenzia ha dato effettivamente alle amministrazioni centrali con riferimento all'impatto dei territori, perché ho visto insomma il polso molto fermo per quello che riguarda l'edilizia giudiziaria nell'ambito di quella che è la mia regione, e ritengo, tra l'altro lo sappiamo tutti, che l'edilizia giudiziaria sia uno dei pilastri sostanziali nell'ambito di quella che è la giustizia e del PNR. Quindi da questo punto di vista credo che è vero che spicca l'iniziativa relativa al Parco della Giustizia di Bari, però è anche vero che sulla scia di quella esperienza si è impostato un lavoro che io mi auguro e sono convinta porterà poi ad avere altri 15 interventi similari. Grazie. Presumo che ci siano altre prenotazioni, altrimenti Ferrazzi, allora Mario Turco, il collega Mario Turco, e poi immagino anche Ferrazzi, immagino. Prego. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio la dottoressa Del Verme per l'illustrazione del programma di investimenti e di valorizzazione. Io vorrei chiedere innanzitutto alla dottoressa Del Verme se nell'ambito dell'attività legata alla valorizzazione del patrimonio pubblico
se si è pensato anche a strumenti innovativi per migliorare la possibilità non solo di valorizzare il patrimonio pubblico, ma soprattutto di valorizzare la sua gestione, favorendo eventualmente anche investimenti privati, in modo tale da sostenere e migliorare i servizi a favore poi dei cittadini. Grazie. Senatore Ferrazzi. Grazie Presidente. Ho appena finito la mia commissione di merito, quindi purtroppo non sono riuscito a seguire la presentazione della dottoressa, ma mi riservo di leggere se ci sono degli atti per approfondire una questione molto importante. Vorrei approfittare di questa occasione, dottoressa, per due questioni molto puntuali ma importanti in quanto tali e anche dal punto di vista simbolico. Cioè la questione di Chioggia, che questa commissione ha avuto modo di approfondire in maniera molto dettagliata, portando anche a risultati legislativi e anche con le ricadute operative, però non ancora concluse ma seppur importanti, quindi volevo capire a che punto siamo e se ha qualche novità da dirci. E poi le volevo presentare una ulteriore richiesta che è nata ormai da tempo, come era il caso di Chioggia, nelle realtà del veneziano, in particolare di Caorle, su alcune abitazioni in demanio, e perché a breve verrà, credo, richiesta da parte, insomma, un po' di tutte le forze politiche, di tutti i parlamentari del veneziano, di un incontro per riuscire a vedere una soluzione anche di quel caso. Grazie. Toffanin. Grazie Presidente, io ringrazio la direttrice Dal Verme per l'esaustiva spiegazione della sua relazione e la ringrazio anche per il contributo che sta dando per quanto ha appena esposto il mio collega sulla questione di Chioggia. A tal proposito, direttrice, io in merito a quanto insomma ci siamo detti anche in maniera diciamo ufficiosa, e ben venga invece che lo si faccia anche in sede ufficiale, le volevo anche chiedere rispetto appunto alle differenziazioni del demanio su cui ricadono determinati edifici rispetto ad altri, e rispetto a queste differenziazioni come mai ci sono delle differenti indennizzi, visto che diciamo la storia è sempre la stessa e risale a 100 anni fa. Grazie, direttrice. Ci sono altre domande? Se non ci sono, chiedo io. Allora, due quesiti ed una questione di impostazione che io introduco attraverso comunque una sottolineatura che riconosce alla direttrice Dal Verme una relazione che ci permette di inquadrare il nuovo corso dell'Agenzia. Un nuovo corso che, come ha messo in evidenza la direttrice, lo dico soprattutto per chi è entrato dopo, è costruito su questi assi: un potenziamento di risorse umane e di risorse organizzative, una scommessa di collaborazione con enti locali, realtà che sono in difficoltà per quanto riguarda la tenuta demaniale, la tenuta patrimoniale, e poi anche questa grande scommessa riguardante la centrale di progettazione, rispetto alla quale si potrà mettere in esercizio anche la promessa, l'impegno assunto in tema di trasformazione digitale e di transizione. Allora, la prima questione che voglio sottoporre è la seguente. Sulla centrale di progettazione, io ho seguito anche il dibattito parlamentare che accompagnò l'intuizione del ministro Tria, e vengo dal Novecento come pochi di questa commissione, e nel Novecento il provveditorato alle opere pubbliche era la figura statuale, anche decentrata, che si faceva carico di progettare per il fabbisogno tecnico di tutte le amministrazioni. Abbiamo conosciuto a un certo punto una sofferenza dei provveditorati e giustamente arriva questa intuizione da parte di Tria, il quale mette in norma
la creazione di una struttura alle dipendenze dentro l'Agenzia del Demanio. Questa può essere una cosa intelligente oppure può dimostrarsi in un inganno. Può essere intelligente se l'attività non è un'attività sostitutiva delle progettazioni che dovranno essere fatte, ma è un'attività di accompagnamento. È quell'attività che per esempio consente a coloro i quali dovranno progettare di sapere fare la programmazione annuale e triennale, perché per riuscire a fare la progettazione di tutto quello che serve all'ordinamento statuale il numero sarebbe sconfinato, ma ci sarebbero le contestazioni a valle quando si progetta poi per conto del Comune di Chieti, come già sta accadendo, e ci vogliono 7 anni da quando siamo partiti per riuscire a fare i progetti compiutamente. 7 anni ci sono voluti a Chieti per cercare di mettere mano alla redazione progettuale e far partire uno solo dei corpi di fabbrica. La direttrice Dal Verme è giustificata perché è arrivata da poco, ma gli Interna Corporis, l'Agenzia del Demanio, sanno bene di che cosa sto parlando. Abbiamo fatto 4 o 5 conferenze stampa, ma la sofferenza c'è. Quindi io dico, sulla centrale di progettazione ci può essere apertura fiduciaria, alla condizione che però non si pensi che progetteranno tutto quello che serve al sistema paese, perché è impossibile. E poi cerchiamo di precisare i carichi di lavoro e anche la vedibilità, la misurabilità dei carichi di lavoro, altrimenti succede quello che abbiamo già visto in alcuni contesti, e non necessariamente solo dell'Agenzia del Demanio, ma anche dei vecchi provveditorati. Detto questo, ma utilizzando questo esempio, direttrice, io l'ho vista lavorare con risolutezza alla Ragioneria Generale dello Stato. Io ho visto come lei le partite le apriva e le chiudeva sempre. Su Chioggia, se non adottate una misura di presa in carico, come si dice in sanità, noi faremo ancora tante riunioni su questo. E io vi metterò per iscritto qual è il limite di quella vicenda. Perché c'è ancora un atteggiamento duale. C'è un atteggiamento duale dell'Agenzia del Demanio rispetto a quel problema. Non c'è una presa in carico. Noi dobbiamo sapere che risolvere quel problema non è un interesse privato dei 112 o 115 che hanno quegli interessi, è un interesse dell'ordinamento. Organizziamo tutte le flessibilità che ci vogliono e se ci serve un'altra norma ce la suggerite e la facciamo, ma non è possibile che una casa che è stata costruita da loro con una storia centenaria, alla fine per la sua legittimazione ci vogliano tante volte decine di migliaia di euro. Non va bene questa cosa. È fatta male tutta l'impostazione procedurale se è questo il numero di risulta finale. Non sono privati cittadini che si stanno sistemando la veduta sul lago di Como. Un'ultima questione, direttrice. Concessioni demaniali balneari. È una questione che vi sfiora, non vi riguarda centralmente, ma è anche questione vostra. Perché dico che è anche questione vostra? Io non mi iscrivo al popolo degli ululanti, quelli che per 15 minuti di applausi dicono il contrario della verità. La norma c'è, la direttiva Bolkestein, più della norma è ancora chiara, di più la sentenza del Consiglio di Stato, e in quella sentenza ci sono delle pagine che andrebbero lette tutte, se no somigliamo a Funari, dove si precisa come si può salvare anche i precedenti di conduzione degli stabilimenti balneari. 2 richieste faccio io a lei, sapendo che non è materia esclusiva nelle mani della persona giuridica dell'agenzia, ma vi verrà chiesto di aiutarci. Chi appalta l'affidamento delle nuove stagioni di concessioni? Non può essere uno solo per tutta l'Italia, ma dovremmo fare, diciamo così, stazioni appaltanti che tengano conto di ambiti territoriali ottimali, che secondo me sono le province. Non gli enti provincia, le dimensioni provinciali o le dimensioni regionali. E poi esaltare, come dice la sentenza del Consiglio di Stato, le tradizioni gestionali. Io penso che la collocazione turistica identitaria di alcune regioni dell'Adriatico, che io conosco bene, non possano prescindere dalle gestioni balneari, dalle attività di quelle straordinarie realtà economiche.
Su questo io l'ho vista la dottoressa Dal Verme quando ha gestito procedimenti complessi riguardanti ricostruzioni, questioni autostradali, sempre capace di trovare le soluzioni ogni volta che la conformazione del dossier era complesso. Per gestire la partita delle questioni balneari ci vorrà conoscenza del diritto, flessibilità procedurale e grandi intuizioni esperienziali, altrimenti avremo un'Italia divisa in due tra i conservatori dell'impossibile e gli innovatori odiati. Io su questo mi aspetto molto perché so che la sua è un'esperienza rilevante e non è estranea neanche alle regole europeiste. A lei la parola. Grazie, mi sentite? Perché io non avevo chiuso il microfono. Mi sentite, vero? Sì, benissimo. Bene, allora ho appuntato le domande e parto dalla prima. Cartolarizzazione del patrimonio dello Stato. Sono stati fatti diversi esperimenti di cartolarizzazione del patrimonio dello Stato in passato. C'è stato un decreto che ha individuato numerosissimi beni da cartolarizzare e non mi pare che sia stata un'operazione di successo. Il tema della valorizzazione del bene pubblico e della sua cartolarizzazione è un tema complesso perché effettivamente bisogna trovare, diciamo, in un grande nucleo di interventi, diciamo, la convenienza economica per il mercato. Noi stiamo lavorando su ipotesi di project financing e su ipotesi di fondi. Il nostro, diciamo, interlocutore, come voi sapete, è Invimit, che è la società dello Stato che fa valorizzazione, ma stiamo lavorando anche con Cassa Depositi e Prestiti per avere un forte supporto nella valorizzazione degli assi immobiliari. Di più non riesco a dire, perché veramente in questi 6 mesi, 8 mesi forse dalla mia nomina, abbiamo fatto veramente tanto, soprattutto per cercare di condurre l'agenzia verso il cambiamento, ovvero verso la digitalizzazione, la sostenibilità e l'innovazione. Certo, in tema di valorizzazione molto si può fare in termini innovativi e ci stiamo lavorando. Per quanto riguarda la domanda sugli strumenti innovativi per la valorizzazione della gestione del patrimonio, ho parlato di fascicolo digitale elettronico. Noi stiamo tentando, col processo di transizione digitale, di creare una piattaforma unitaria interoperabile nella quale, diciamo, affluiscono anche tutti gli interventi che realizziamo, e stiamo lavorando per dare alle amministrazioni pubbliche una modalità di gestione dell'immobile innovativa, digitale. Appunto, sto parlando di una manutenzione predittiva, in modo tale che l'intervento sull'immobile sia nel momento in cui è necessario, ma non nel momento in cui è subentrato il danno. Quindi sulla gestione degli immobili stiamo lavorando molto in tema di digitalizzazione e di servizi che offriamo alle pubbliche amministrazioni. Chioggia, questa risposta la do ai senatori che mi hanno chiesto di Chioggia, ma anche al presidente. Allora, su Chioggia noi abbiamo avuto, vi do proprio dati molto sintetici, 31 domande. Su queste 31 domande, 12 sono pronte per essere stipulati gli atti. Quindi abbiamo detto alla senatrice ieri in un incontro per le vie brevi che noi auspichiamo entro Pasqua di stipulare i primi 12 atti. Noi presumiamo che gli interessati siano circa 100, però noi ad oggi abbiamo avuto solo 31 domande, no?
Di queste 31 domande, ripeto, 12 sono complete e quindi si può passare alla stipula. È necessario ovviamente che all'atto della stipula l'interessato versi gli oneri, che sono stati ridotti in una maniera veramente minima, perché proprio tenendo conto di quanto accaduto in passato si è cercato di attribuire degli indici di edificabilità molto molto bassi, cioè risalenti nel tempo. Quindi ormai gli oneri per questi che diventeranno proprietari di beni che hanno costruito su demanio, diciamo, saranno dal 1 milione di euro a cifre molto basse, al 20 milioni di euro, salvo due casi espliciti che sono 41 e 43 milioni di euro. Comunque stiamo parlando di passaggi di proprietà. Per fare direttrice, questa... direttrice, immagino che il raffreddore l'abbia vinta per un attimo, per un istante, perché ha parlato di milioni di euro, ma lei voleva dire migliaia. Migliaia, scusi. No, a posto, a posto. No, ha ragione, sto parlando di mille, dell'ordine da 1.000 euro, no, ma io sono sempre abituata con i milioni della ragioneria. Io e lei siamo del 900, della lira, del vecchio conio. Allora, sto parlando da 1.000 euro a massimo 43.000 euro, che è l'importo maggiore per la particella maggiore. Ora, di questi, ripeto, gli altri da 12 a 31 non sono pronti per la stipula dei contratti, perché mancano i certificati di destinazione che devono essere prodotti dal comune di Chioggia e il certificato catastale a cui dovrebbe provvedere il privato. Tuttavia, noi abbiamo chiesto, il direttore del Veneto ha chiesto l'assunzione di alcuni a tempo determinato, di alcuni supporti a tempo determinato tecnici, che noi metteremo a disposizione al comune di Chioggia affinché produca quanto prima i certificati catastali. Quindi noi crediamo che su questi 31 beni si possa arrivare abbastanza. La commissione ha avuto un gesto di viva condivisione, come si diceva nell'Ottocento, di vivo apprezzamento rispetto a questo. Cioè, noi abbiamo preso 5 contratti di somministrazione e li metteremo a disposizione del comune, così ci sbrighiamo a fare questi certificati di destinazione e potremmo procedere alla stipula anche degli altri. Poi, per quanto riguarda la domanda, perché c'è una diversità tra demanio e demanio militare, scusi, e demanio marittimo, perché gli indennizzi sono sul demanio marittimo? Beh, insomma, è abbastanza. Il demanio marittimo ha una normativa a sé stante e gli indennizzi sono stabiliti per legge sul demanio marittimo. Quindi è chiaro che i valori dei beni che sono stati costruiti su demanio marittimo devono recuperare un indennizzo pregresso che può essere anche maggiore degli importi che vi ho fin qui detto. Però io penso che in 6 mesi siamo andati molto avanti rispetto al tempo in cui sono arrivata e mi avete chiesto una norma che doveva risolvere la situazione, ma io non vedevo come la potesse risolvere. Qui bisogna lavorare col comune a braccetto, fare i certificati di destinazione. Abbiamo convenuto col comune che, diciamo, le particelle che sono applicate sono molto più, diciamo, molto più antiche, risalenti, e quindi non saranno importi enormi. Per quanto riguarda ulteriori domande che mi sono state fatte, quindi Chioggia l'ho completato, la diversità degli indennizzi l'ho completato. Ah, ecco, Caorle mi dice Caorle, non lo so, glielo posso far sapere, ma non lo so, devo chiedere. Di Caorle che cosa mi chiede? Caorle è un comune della città metropolitana di Venezia, ridente località con sì, antica tradizione, ha un monastero, una chiesa del 1000, ha un esempio di
di torre campanaria quasi unica nel panorama veneto, e tra l'altro ha qualche milioncino di turisti all'anno e via dicendo. Lì c'è un problema simile a quello di Chioggia, e ci sono delle abitazioni che sono appunto nel sedime demaniale, un caso del tutto simile, bisognerebbe appunto affrontare anche quella questione. Le arriverà a nome del sindaco di Caorle una richiesta di incontro, già tutti i parlamentari del territorio si sono dati da fare in maniera trasversale, quindi rappresentanti di tutte le forze politiche, se lei può cortesemente insomma verificare anche quella situazione saremo molto grati. Va bene, questo sicuramente sì, perché tanto stiamo risolvendo con Chioggia. Certo, Chioggia aveva un problema proprio di capacità del comune, c'è una sola persona al comune per fare tutto, e quindi è evidente che questi certificati indispensabili, perché il passaggio di proprietà senza i certificati non si può fare, quindi ci stiamo dando da fare per supportare il comune. Ora vedremo che situazione ha il comune di Caorle e eventualmente estendiamo lo stesso metodo anche a questo comune, e vediamo anche la platea dei soggetti interessati, perché su Chioggia sappiamo, ripeto, che sono un centinaio, ma abbiamo solamente 31 domande effettive che stiamo chiudendo, mentre per la parte del demanio marittimo credo che siano 7 casi che sono, mi pare che abbiamo visto anche ieri, che sono affrontabili, cioè sdemanializzabili, però appunto c'è un tema di indennizzi lievemente superiore a quelli che ho citato. Bene, se mi fate avere qualche contatto col sindaco di Caorle, certamente proviamo a lavorare anche con questo comune. Per quanto riguarda il demanio marittimo, cioè la partita proprio delle gare e delle concessioni demaniali marittime, diciamo, anche io penso che, ma è un mio sentimento, non posso essere, non sono io colui che decide l'organizzazione delle, diciamo, del demanio, di come organizzare le gare per le concessioni demaniali marittime. Anche io ho l'impressione che le gare debbano essere organizzate per aree, perché sarebbe assurdo che ogni comune fa una tipologia di gara diversa, no? E adotta parametri diversi dentro alla propria gara. Cioè, no? Anche il parametro per il calcolo del valore della concessione e il criterio per il calcolo del valore della concessione è ovvio, per concessioni che insistono, anche se su comuni diversi, sulla stessa costa, dovrebbe essere analogo. Quindi io penso che a buon senso questo dovrebbe essere così. Però io non sono il soggetto deputato a decidere su questo argomento, né sono stata chiamata a dare un contributo su questo argomento. Credo che molto efficientemente stiano lavorando la Presidenza del Consiglio, il Ministero delle Infrastrutture, quindi non credo di essere la persona più adatta a rispondere al tema. Certo, è anche vero che i comuni in questi anni hanno dovuto far fronte a tutta quella che è la gestione delle concessioni senza ricavarne niente. Quindi c'è anche questo profilo. E il comune, diciamo, allo Stato non ha alcun interesse all'incasso, perché l'incasso non lo riceve. Quindi gli incassi sono molto parchi rispetto al valore di queste concessioni, e in ogni caso ai comuni non entra niente. Forse bisognerebbe, ma anche questo lo dico molto a buon senso, creare un sistema per cui il comune stesso è interessato alla gestione ottimale, più efficiente ma anche più economicamente vantaggiosa di queste gestioni, di queste concessioni demaniali marittime, che hanno un valore enorme, però che producono entrate per
la parte pubblica, lo Stato, veramente basse, veramente quasi inesistenti. Direttrice, un attimo solo, c'è la collega Laura Bottici che vuole integrare una questione, proprio una glossa, prego. Buonasera. No, per il fatto di Chioggia, siccome noi siamo intervenuti a livello legislativo chirurgicamente sul fatto, secondo lei è possibile intervenire chirurgicamente anche sulla parte di demanio marittimo e trovare in qualche modo una via d'uscita per non aggravare i cittadini, visto che quella questione non riguarda abusi edilizi, ma si parla di una storia che ormai ha 100 anni e deve essere definita in tutto e per tutto, così come Caorle, che ne avevamo già parlato all'inizio della legislatura, perché è un caso simile. Senatrice, io penso che in questo momento toccare dal punto di vista normativo il demanio marittimo sia molto, diciamo, pericoloso, perché purtroppo, come voi sapete, purtroppo, insomma, siamo arrivati a un punto di sentenze europee, il Consiglio di Stato ha dato delle indicazioni, il governo sta lavorando e io penso che sia veramente difficile adesso intervenire chirurgicamente solo per Chioggia, perché ci potrebbero essere molti altri casi che si attaccano e comunque potrebbe essere mal visto. Questo, dal mio punto di vista, però, ripeto, è un punto di vista di buon senso, perché non dipende assolutamente da me. Diciamo, bisogna lavorare dal punto di vista amministrativo, come avevo già detto, per cercare di abbassare al massimo gli oneri dei cittadini. Questo senz'altro lo abbiamo fatto sul demanio normale. Sul demanio marittimo gli oneri sono lievemente più alti. Avevo da qualche parte l'elenco, adesso ora non ce l'ho, ma c'è solamente una situazione, una sola, un po' più di un indennizzo un po' più elevato, perché si tratta di una palazzina a 3 piani interamente costruita sul demanio marittimo. Quindi voglio dire, seppure non si vuole parlare di abuso, di fatto è considerato un abuso, cioè è un abuso. Questo è l'onere maggiore. Ora non l'ho, mi dispiace che non l'ho portato, gli altri sono tutti piuttosto contenuti gli indennizzi. Non stiamo parlando di indennizzi di un valore enorme. Questo è l'unico indennizzo che mi pare raggiunge 100.000 euro. E per quanto riguarda l'intervento chirurgico, le dico, non sono in grado di risponderle perché è una questione che ha una tale sensibilità politica in questo momento che è più facile che trovi le risposte all'interno, diciamo, del Parlamento, perché le assicuro che noi, se proponiamo modifiche, interventi normativi sul demanio marittimo, sicuramente non saremmo ben visti, diciamo. La ringrazio molto. Ci sono altre questioni che vogliamo sollevare? Se non ci sono altre questioni, non finisce qui il nostro rapporto di collaborazione chiedente all'Agenzia del Demanio, perché il demanio, lo dico a quelli che mi hanno reinsegnato il valore della sovranità e del sovranismo, il demanio è grande parte della sovranità statuale. Guardo chi conosce la storia come me e mi dà ragione. Allora, proprio un'ultima pennellata, un colpo di penna. Andrea De Bertoldi. Grazie Presidente. Solamente un chiarimento sulla risposta dell'autoressa Dal Verme, perché mentre ha fatto riferimento alle cartolarizzazioni, diciamo, proposte nel passato e che convengono, non hanno poi portato a risultati concreti, mi pare di aver recepito nella sua risposta, e gliene chiedevo conferma, un'apertura sulla possibilità di gestire in modo
societario imprenditoriale, ecco, mi permetta questa sintesi estrema, parte del patrimonio immobiliare. Ecco, ho colto nel segno la sua risposta, dottoressa? Sì, ha colto nel segno. Ora noi dovremmo operare con Invimit, ma potremmo avere anche una società all'interno del demanio per fare questa attività. Oggi abbiamo Invimit fuori e si dovrebbero trovare adeguate sinergie per lavorare insieme in modo molto più incalzante. Inoltre stiamo lavorando con Cassa Depositi e Prestiti, che ha esperienza di valorizzazione del patrimonio immobiliare, con cui anche possiamo lavorare. Cassa, come sapete, ha acquistato negli anni molti immobili pubblici e quindi forse è possibile creare le adeguate sinergie per lavorare su questi aspetti. Sì, non lo escludo assolutamente, è uno degli aspetti su cui dobbiamo anche puntare, certo, ma in un modo del tutto innovativo rispetto al passato. Allora, se non ci sono altre questioni, io ringrazio anche a nome dei colleghi la direttrice Dal Verme e ci diamo appuntamento in questo cantiere di collaborazione per i prossimi 12 mesi di vita parlamentare. Grazie, direttrice. Grazie a voi. Grazie. Una annotazione invece ai colleghi della Commissione. Giovedì